Ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di Topolino numero 3538. Eccolo qui, con questa copertina di Corrado Mastantuono colorata da Mario Perrotta. Una copertina che però, sinceramente, non mi fa impazzire. Ovviamente riprende ciò che poi andremo a leggere all'interno della storia. Quindi su questo numero ritorna la saga degli evaporati con la sua seconda stagione. Infatti c'è anche la scritta "non si sfugge dalla nebbia". La copertina in sé per sé non è brutta, però sinceramente ne ho viste di migliori. Ci sono Topolino e Minnie che quasi spaventati si abbracciano in mezzo alla nebbia e questa figura che dietro sembra minacciosa ad andare verso di loro. Bello comunque il gioco di colori da parte di Mario Perrotto. La scritta bianca Topolino in rilievo rosso, scritta rossa Disney. Una copertina che appunto, riprendendo la saga delle evaporati, che ritorna con il primo di 5 episodi su questo numero, ci fa capire quello che poi leggeremo all'interno di questo numero. Chiara tira a Paperopoli, Silvia Ziche con la sua vignetta. Ci sono Paperino e Gastone. Paperino dice a Gastone: l'intelligenza c'è, aspetto che inventino la fortuna artificiale e poi sono a posto. Qui ci sono le carte che ci sono con i numeri di Topolino da questo numero fino al 3541, ovviamente in sovrapprezzo. Poi leggiamo, c'è l'editoriale del direttore Alex Bertani che ci parla un po' di queste storie che leggeremo in questo numero, soprattutto del ritorno appunto della saga degli evaporati, ma anche di quelli che leggeremo nel prossimo, nel 3539, con alcune cose molto interessanti. Il sommario con le storie, 6 storie, vi dico subito che mi è piaciuto a metà. Questo è un Topolino che mi è piaciuto a metà, ci sono alcune storie che mi sono piaciute, altre molto meno. Si parte subito dal primo episodio di 5 degli Evaporati 2, la seconda stagione degli Evaporati. La prima stagione era uscita un annetto fa. Abbiamo Bruno Enna, soggetto di sceneggiatura, mentre disegni, supervisione e colore Davide Cesarello, colore di Irene Fornari. Allora, il primo episodio di solito è quello che poi ci deve accompagnare per i prossimi. Devo dire che è molto molto ben disegnato da Cesarello. Anche i colori, secondo me, sono molto ben azzeccati e si riprende un po' la storia in cui da dove l'avevamo lasciata. Però c'è un grosso riepilogo per chi non avesse letto la prima stagione degli Evaporati. Insomma, Topolina era caduta nelle mani di questa nebbia che aveva, insomma, messo in panico tutta la popolazione. Dietro c'erano alcuni loschi figuri, ma c'era anche il dottor Enigma insieme ad Atomino Bip Bip, personaggi che ogni tanto appaiono su Topolino. Devo dire che mi piacciono. Ci sono gli abitanti di Topolina, quindi Topolino, Pippo, Orazio, Minnie, Clarabella, insomma tutti i personaggi di Topolinia. Devo dire che la storia, come nuovo inizio, ci saranno ovviamente anche Macchia Nera e Gamba di Legno. Come nuovo inizio devo dire che ci sta e mi è piaciuta la storia. Vedremo i prossimi episodi, ovviamente il primo di 5, quindi il giudizio poi lo daremo storia per storia, perché a me piace, insomma, non mi piace come quelli che dicono ma sono 5 storie, lo leggo alla fine e lo dico. No, io, a me piace episodio per episodio analizzarlo e quindi parlarvene qui sul canale. Poi c'è Sogni d'oro, Zio Paperone di Marco Bosco, con i disegni di Giampaolo Soldati, Chine di Simone Paoloni, colore di Manuel Giarolli. Anche questa storia mi è piaciuta, infatti le prime due sono le migliori secondo me. Abbiamo Zio Paperone protagonista, lui praticamente soffre di insonnia, non riesce a dormire. Qui ci entreranno un po' le onde gravitazionali. Insomma, è una storia, come detto anche da Alex Bertani, è una storia un po' divulgativa, scientifico-divulgativa. Mi è piaciuta perché poi alla fine non vi dico come va a finire, ma Zio Paperone se ne uscirà con una delle sue cose, insomma con due suoi aneddoti che lo rendono un personaggio molto speciale. Quindi onde gravitazionali, c'entreranno le sue monete, i suoi soldi, quindi comunque una storia veramente molto carina. Roba interstellare, c'è l'intervista a Marco Bosco e ad Alessandra Corsi, che è praticamente una professoressa di fisica e astronomia che insegna alla Texas Tech University negli Stati Uniti, quindi molto interessante questa storia. Poi abbiamo la terza storia che comunque mi è piaciuta, una storia edita all'estero ma inedita in Italia di 2 anni fa, del 2021, ed è Paperina e le risoluzioni risolutive di Maya Hastrup, quindi una storia danese, disegni e chine di Cynthia Campanario Pineda, colore di Egmont. Allora, qui praticamente Paperino deve andare via perché Zio Paperone gli ha affidato un lavoro
fuori Paperopoli, e Paperina deve badare a qui o qua e fare tutte le cose che fa di solito Paperino, quindi anche guidare la sua 313, la sua macchina, accompagnare a scuola qui o qua, dargli da mangiare, insomma, una storia carina, devo dire. Paperina che a un certo punto capirà un po' come vive Paperino, farà tutte le cose che fa lui, anche quello di lucidare le monete al deposito di Zio Paperone. È una storia veramente simpatica che ho apprezzato, come spesso mi accade con le storie estere. Poi iniziano le storie, quelle un po' meno belle per quanto mi riguarda. Dopo questi relazionali molto interessanti sulle topoguide con qui qua che fanno da guida ai vari posti di Paperopoli. E poi cominciano le storie che a me non hanno fatto impazzire. La prima è Pippo, Posidippo e la questione cantina. Storia di Giorgio Fontana, disegni e chine di Lucio Leoni, colore di Diana Laudando. Storia simpatica, ma niente di che, insomma. Posidippo è un parente di Pippo, si ritroveranno in cantina, poi ne faranno, combineranno un po' di guai. È una solita storia di Pippo. Altre volte mi piace, ma questa no. Diciamo, Pippo non è il mio personaggio preferito, assolutamente. Di questo non lo nascondo. Storia riempitiva e un po' deboluccia per quanto mi riguarda, ma anche debole, forse ancora più debole, è stata quella di Il ricomincio dell'imbianchino mascherato. Storie, disegni e chine di Corrado Mastantuono con il colore di Irene Fornari. Qui abbiamo a che fare con questo imbianchino mascherato, solito tratto di Mastantuono che deve piacere. A me sinceramente piace, non è tra i miei preferiti. Qui abbiamo Paperone con Rocker Duck, c'è questo imbianchino mascherato, ma non mi ha detto nulla questa storia, sinceramente. Simpatica, umoristica, ma anche abbastanza lunga, ma a me non ha soddisfatto. Poi vediamo un po', qui c'è PK come non l'avete mai visto. Praticamente in arrivo un oggetto da collezione inedito a tiratura limitata, ma a me non interessano questi oggetti, sinceramente. Poi abbiamo in edicola questa settimana i grandi classici Disney e Zio Paperone. Io ogni tanto li acquisto, i grandi classici Disney non li acquisto da dicembre scorso, da parecchio. Prima li acquistavo di più. Zio Paperone è un'altra testata che acquisto ogni tanto, occasionalmente. Il prossimo numero, 3539, con questa copertina, con Paperino protagonista, avremo ancora le topoguide, gli itinerari da non perdere, questa volta credo su Topolinia, visto che la prima era su Paperopoli. E la storia all'interno abbiamo il secondo episodio dei D5 degli Evaporati 2, Coscienza Superiore di Bruno Enna e Davide Cesarello. Zio Paperone è il Solid Cloud di Fabio Michelini e Blasco Pisapia. Di Paperoga ne basta uno di Francesco Vacca e Lucio Leoni. Paperozius è il Vortice della Sapienza di Rudy Salvagnini e disegni di Federico Maria Cugliari. Manetta e Roxassi in Foresta d'Asfalto. Matteo Venerus e Giuseppe Sironi, poi il commissario indaga la taccheggiatrice di Marco Bosco e Cristian Canfailla. Chiude questo numero 3538, il commissario indaga il palo di Marco Bosco con i disegni di Cristian Canfailla. Una storia corta, ovviamente di una sola pagina, ma comunque simpatica. Un numero che mi è piaciuto a metà, la copertina non mi ha fatto impazzire, mi sono piaciute molto le storie del vero potere degli evaporati, quindi il primo di 5 episodi, Sonni d'oro Zio Paperone e anche Paperina e le risoluzioni risolutive. Non mi sono piaciuti invece Pippo Posidippo, la questione cantina e il ricomincio dell'imbianchino mascherato. Carina invece il commissario indaga il palo. Un numero che mi sento di dire che è più che sufficiente, 6 più. Ma non tra i migliori, sia come storie, ma anche ovviamente come copertina, che non mi ha fatto impazzire. Però il topo alla fine si legge, ci si rilassa, come dico sempre, ed è sempre una buonissima lettura. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero, se vi è piaciuta la copertina, qual è stata la storia più bella secondo voi e quella più brutta, la migliore o la peggiore. Io state vedendo, insomma, sto facendo un po' meno video perché sto avendo un po' di impegni, però. Il video settimanale del topo ci deve essere sempre, ma arriveranno anche altri video, ragazzi. Quindi vi ringrazio come sempre per il vostro supporto, per aver visto il video. Se per la prima volta avete visto il mio video, vi è piaciuto questo video, mettete like e iscrivetevi se già non lo siete. Io sono qui per voi, ragazzi. È sempre un piacere. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.